No, aspetta, ci racconti che cos'è che hai fatto vedere a Los Angeles? Non lo so che cazzo hanno chiesto No, loro. no, no, Los Angeles è stato... Io, il problema è che io avevo 21 anni, avevo 20 anni, quindi non potevo Ah, non entrare puoi. nei bar, non No, potevo entrare da ma io nessuna ti volevo chiedere, parte. ci racconti di quella volta in cui ti hanno inculato tutto? A Barcellona. Mi piace questo, ti hanno inculato tutto e tu hai subito targettizzato il E, no, giorno. vabbè, molto, cioè non è che c'è molto da raccontare, Hai proprio lasciato lo come il zainetto. turismo, il turista medio, io che comunque ero abituato a, cioè, sono quelle cose che, non so, in gita o a qualcuno capitano sempre, tu dici, ma quello lì è Quel proprio, povero sfigato, quello lì, solo a lui poteva questi sai, capitare, cioè io ho certo. capito, io ormai sono un veterano, viaggio, vado di qui, prendo aerei, Fega, quando meno te lo aspetti, esatto, appena abbassi la guardia, zam. te lo buttano. E nulla, in realtà la cosa affascinante è che eravamo in un ristorante anche abbastanza... Sì, Importante. perché non pagavo io. E... io ero seduto così, no? Qua c'era il tavolo, qua c'era il muro e avevo il... Io anche a Milano, anche io ho sempre lo zaino, di solito me lo tengo sempre tra le gambe, no? Siccome lì ero con gente tranquilla, eravamo anche in un posto veramente tranquillo, Dai, appoggiato di l'ho che? appoggiato al muro. Quindi non avevo il contatto diretto con... Succede che viene il cameriere, poi probabilmente è venuto un altro a distrarci, non ho capito che cosa, poi a un certo punto lo zaino No, non ma c'era come più. è Quindi venuto qualcuno a distrarvi? è stata una cosa pensata. Cioè, Sì, ma con anche l'intento dei complici. E nulla, quindi proprio così. E E perché... quanti mila euro di roba c'era? La C'era tanta roba, perché c'era il computer, c'era... macchina Un po' di... No, la fotografica. macchina fotografica ce l'avevi Ah, in mano. c'avevi. GoPro, c'era Ma non l'Osmo c'entravano tipo gli Pocket, aerei che avevi c'era... lasciato qualcosa in aereo? No, non Ah, c'entrava un quella è un'altra cazzo. volta. Quella è colpa mia. Cioè, ti hanno rubato le Yakidare! cose a Barcellona? Sì, lì proprio... Ma saranno stati, boh, 5-6 mila euro di attrezzatura. Infatti, disperato. Si è messo a Ma la cosa piangere. peggiore, al di là dell'attrezzatura, che, vabbè, poi si ricompra e... I video. Fortunatamente se fai video sulla tecnologia non è un problema avere la Sì, tecnologia. è il backup del lavoro che hai E sì, nel fatto, senso, no, no, no? no, avevo dentro lo zaino il passaporto e io No. Ah. sarei dovuto andare in vacanza con i miei genitori a Dubai subito dopo, nel senso che atterravo e riprendevo un Ripartivi? altro aereo Ok. e senza il passaporto io non sono mai andato a Dubai perché non riesci a rifare un passaporto da Sì, Barcellona. certo. E non ti posso rilasciare una cosa temporanea, tipo no? Quindi Tornare te non sei sì. andato a Dubai alla fine? No. Ma tu quanti Cioè, mesi è sei stato un'inculata fuori? nell'inculata Sono andato la prima volta un mese praticamente. fa. Ah, non eri mai stato a Capito? Dubai? E lì c'è anche oltre il danno, la beffa, perché dici veramente cavolo, diciamo, nel futuro è di qui, di lì, è il computer, il drive, il cloud, i Sì, chip, i bro, se non microchip, e c'hai... se non c'è il pezzettino di carta non puoi andare dall'altra parte del mondo, capito? Che poi, sì, passaporto elettronico, va bene, perché poi il problema è l'impronta digitale adesso, perché devi fisicamente... No, Loro non hanno è un... Loro per questioni di privacy non hanno uno storage vero. Ok. delle impronte, nel senso che l'impronta la fai al momento e la associano al Ok. passaporto, non è che la questura poi forse la tiene per, però non so Ah, bene come funziona. ho capito cosa Quindi tu devi intendi. Ho fisicamente andare, anche con condizioni speciali, devi capito. fisicamente andare da qualche parte per... Associare Ce quella l'hanno, roba. al consolato ce li hanno, ma lì solo se sei effettivamente cittadino del posto dove sei. È tosta come situazione, tosta tosta. Però per dirti, aneddoto lì, quel giorno lì, ho conosciuto Mattia Miraglio. Come quel giorno lì? Perché lui era a Barcellona, lui stava rientrando dal giro del Ma era una cosa mondo. voluta? Sì, dovevamo Ah, vederci. ok. Quindi io ero a Barcellona per il Mobile World Congress. Lui stava tornando dal giro del mondo, nel senso che ha fatto dal Guatemala a Barcellona, e poi da Barcellona si era fatto in bici tutto fino Ok. In all'Italia. bici ha Ok. fatto il giro del mondo? Prima a piedi, poi in bici. Ho Che fatto 5 storia. anni di giri un po' ovunque, cioè il concetto era con la forza del suo corpo. E quindi lui, cioè immaginati uno che ha veramente visto di tutto, e io lo conosco proprio, cioè mi sentivo una babbo, cioè non una babbo, un Sì, babbo, un cioè giargiana. proprio, cioè questo qui mi conosce proprio come quello che, Appena cioè fatto lui inculare. che Un era appena sordo. stato, lui era appena stato nella città più pericolosa, Acapulco, che è Sì, che tra l'altro ha una delle città più raccontato. pericolose del Messico, là, là. E quindi io l'ho conosciuto così, ovviamente poi siamo andati insieme a frugare nei cassonetti L'agenzia perché più potente la prima cosa che fa un ladro d'Italia. magari se trova i documenti, cioè prende Sì, prendi quello quello che è che è e utile e poi poi butta sbatti via. gli arresti. Ma
ma adesso io non ho gioito, però è affascinante quello che succede. Lui mi ha accompagnato nel viaggio Milano-Roma in monopattino. Ok. L'ha perso e ha perso il portafoglio. Ma che bastardo, ma che faccio da mica, che bello, ci godeva. Sì, lui ci ride. Cioè, ma hai capito? Pensa se però, fossero capito, esistiti gli Apple Tag. Però hai capito? Apple Tag? Sì. Non so, no? Quei cosi per rintracciare... Sì, tipo Bluetooth. Sì, però capito, quella roba lì, cioè tu puoi anche aver fatto il giro del mondo di qui di là, ma se abbassi la guardia ti capita. Ma gliel'hanno rubato o l'ha perso? L'ha lasciato su l'ha perso.